del gruppo sulla proposta di deliberazione per il conferimento della cittadinanza onoraria a padre Giorgio Zacchi, cosa già evidenziata in discussione nella commissione. Esprimiamo perplessità rispetto all'adeguatezza del conferimento della cittadinanza come strumento per rivendicare il rispetto dei diritti umani. Padre Zacchi rappresenta una delle oltre 3.000 vittime di un regime, quello egiziano, che viola ripetutamente i diritti umani fondamentali. Ma tali comportamenti vanno contrastati con azioni più concrete e decisive che la cittadinanza, strumento peraltro troppo spesso abusato. Certamente nessun cristiano merita di dormire sul pavimento di una prigione come quella di Tora, dove in questi giorni le temperature superano i 40 gradi. Su questo non abbiamo alcun dubbio e personalmente auspichiamo che Patrick Zacchi, detenuto da mesi, anzi da più di un anno, possa tornare al più presto in libertà. Tuttavia non crediamo che la cittadinanza onoraria possa rivelarsi lo strumento idoneo per contribuire a raggiungere il risultato. Il ministro degli esteri Di Maio ha fatto presente in più occasioni che il clamore mediatico non aiuta il lavoro dietro le quinte della diplomazia. Questo è uno dei motivi che ci spingono a giudicare non appropriata questa iniziativa. Infine crediamo che non si possa usare lo strumento della cittadinanza onoraria per chiunque, per qualunque causa, per quanto giusta. Il legame con materia deve esistere in qualche forma, altrimenti diventa qualcosa di diverso da una cittadinanza. Ha molto senso che sia stata, diciamo, Bologna a prendere l'iniziativa e conferire la cittadinanza onoraria, perché è la città in cui Zacchi studiava e viveva. Quindi il nostro voto sarà un voto di astensione. Grazie. Grazie consigliere Toto. Consigliere Casino, prego. Grazie Presidente, grazie a chi ha avuto l'importante pensiero di coinvolgere anche le opposizioni presenti in questo Consiglio Comunale per quello che attiene a questo importante riconoscimento consistente nella cittadinanza onoraria che da qui a breve andremo a riconoscere a Patrick George Zacchi. Tuttavia, tra tutti gli strumenti che disponiamo come assemblea consiliare, ritengo che quello della cittadinanza onoraria costituisca quello supremo, seppur uno strumento onorifico, simbolico, ma toccherebbe a noi tutti, consiglieri comunali, effettivamente adottare una certa dosimetria quando andiamo ad attribuire una cittadinanza onoraria, che oltre ad attribuirla per particolari meriti, per particolari legami con la città, ecco questo il senso, il legame che deve ancorare l'attribuzione della cittadinanza del soggetto beneficiario con la storia che lega appunto questa persona con la nostra città. Io sono favorevole, come potrei non esserlo? E posto che avrei preferito accompagnare il riconoscimento di questo importante momento anche con una particolare maggiore strutturazione della cittadinanza stessa attraverso uno studio, attraverso delle proposte concrete che andavano a rendere anche effettiva la cittadinanza onoraria che noi andiamo ad attribuire a Patrick Zacchi. Però, quando siamo chiamati a tutelare l'interesse supremo dei diritti civili di qualunque cittadino, sia esso italiano
o sia esso straniero, come nel caso di questo pomeriggio, dobbiamo ovviamente cercare di essere uniti quanto più possibile per non macchiare la giornata, per non macchiare nemmeno simbolicamente agli occhi di chi ci guarda questo importante strumento che appunto noi abbiamo come potere di riconoscere cosa? Di riconoscere la cittadinanza onoraria a chi ha fatto qualcosa che abbia un legame con la nostra città. Bisogna essere coraggiosi nelle scelte. Io con coraggio vi dico che avrei preferito esentare Patrick George Zaki in questo momento da questo importante titolo onorifico, non perché non meritevole, ma perché, richiamando il comportamento del sottoscritto al canone della meritevolezza, della serietà e soprattutto anche della proporzione dell'azione amministrativa rispetto a quello che il caso ad un certo punto, diciamo, merita, abbiamo adottato e condiviso una mozione importante, forte, che non è soltanto simbolica, ma potrebbe avere anche un seguito, in base poi ovviamente alla strada che percorrerà questa mozione. La cittadinanza onoraria è qualcosa di più, è qualcosa che in questo momento condividerà anche Forza Italia, ma che Forza Italia avrebbe preferito farla aggiungere al termine di un percorso fatto di altro, fatto anche di maggior coinvolgimento, fatto di maggior studio. Io credo che il dovere al quale noi tutti dovremmo richiamarci dovrebbe imporci di effettuare una scelta di coraggio. E non è questo il caso, perché qui siamo tutti coraggiosi, ci mancherebbe altro, però mi chiedo e vi chiedo, io vorrei indurvi soltanto in una piccola riflessione. Voi siete così certi che nella nostra città, quando si tratta di garantire i diritti civili ai concittadini materani, noi adottiamo il canone della responsabilità come amministratori ogni volta? Vi siete mai chiesti se il diritto al lavoro, che crea un legame effettivo dei giovani materani con la città di Matera, costituisca anch'esso un diritto civile che vada tutelato, rispettato e che debba davvero trovare diritto di cittadinanza all'interno di questa assise e fuori di questa assise? Cosa ha fatto questa amministrazione comunale per i giovani materani? Voi mi direte, ma cosa c'entra con un'attribuzione di una cittadinanza? Bene, probabilmente poco, ma sempre rispetto a quel sentimento che io sento mio e che credo debba costituire sullo sfondo, ovviamente, uno dei principi al quale ognuno di noi dovrebbe ispirarsi, vi è purtroppo quello della coerenza. E siccome per me la coerenza significa, prima di preoccuparmi di riconoscere attraverso strumenti importanti ma onorifici cittadinanze varie per il mondo, cosa importante per l'amor di Dio, ma onorifica, simbolica, ma lo hanno fatto altre 70 città in Italia. Vi ricordo che in Italia ci sono circa 18.000 comuni, in proporzione siamo pochi, forse dovremmo essere ancora di più, ma non è questo il punto. Io vorrei soltanto indurvi, Forza Italia voterà a favore ovviamente, certo avrebbe preferito accompagnare l'attribuzione della cittadinanza, ve lo ribadisco, attraverso un percorso di maggiore approfondimento della vita, della storia, di maggiore studio della vita, della storia di Patrick Zaki, perché io personalmente, siccome io sono un ignorante, a differenza di qualcun altro presente in quest'aula e da remoto, io ad esempio la storia di Patrick Zaki non la conosco. Me l'avete raccontata voi questa sera, un po' l'ho ascoltata sui TG nazionali, mi sono un po' informato, mi sarebbe piaciuto organizzare un convegno, mi sarebbe piaciuto che il sindaco
che la proponente, che il proponente consigliere Stifano si fosse preoccupato ad esempio di organizzare un convegno sul tema riguardante e i diritti umani e la storia della vita di questo cittadino, di questo cristiano, di questo nostro fratello. Invece no, si arriva e si attribuisce la cittadinanza onoraria. Mi auguro e concludo che con la stessa velocità con la quale noi questa sera stiamo attribuendo la cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, con la stessa velocità si attribuiranno i diritti civili, quali quello al lavoro, alla famiglia, a vivere, crescere e sognare nella propria terra ad ogni cittadino materano. Grazie. Grazie consigliere Casino. Consigliere Doria, prego. Solo poche battute per confermare il mio voto positivo anche in questa occasione, ma specificando ed evidenziando ragioni che, oltre a quelle che sono state esposte, che condivido in toto, le opinioni che sono state espresse a vario titolo, perché tutte valide e rispettabili dal loro punto di vista e che in gran parte, ripeto, condivido, vorrei soffermare l'attenzione su un'altra ragione che è di carattere sì simbolico. Io sono molto attaccato ai simboli e c'è il gonfalone, c'è diventerà un tormentone, il gonfalone c'è, non per un fatto formale, ripeto, le forme a volte sono sostanza e per questa ragione intervengo. Matera non è solo perché noi gli vogliamo bene una città qualunque, è la storia che gli ha dato una posizione particolare all'interno di un grande bacino di civiltà che si chiama Mediterraneo. Non a caso fa parte di un patrimonio universale, quello mondiale dell'UNESCO. Non a caso la nostra città si è pregiata per anni, io spero che nella carta intestata del Comune ritorni quella bellissima immagine di una casa comune che è la casa di tutti i popoli che anelano a che cosa? Alla pace. Allora, l'elemento simbolico, al di là dei rituali, al di là delle parole che possiamo spendere, tutte bellissime, ha un valore altamente simbolico dal mio punto di vista, perché racconta e narra ancora una volta le vicende di una comunità civilissima come quella di Matera, che ancora una volta, a prescindere dal fatto specifico, io voglio ricordare che già un altro extracomunitario è stato insignito della cittadinanza di Matera, si è andata al sesto piano, era la figlia di un immigrato, credo del algerino marocchino, era la prima nata in città, diciamo, che si era battezzata e diventava cittadina italiana di questa famiglia, di un cameriere che lavorava a Matera. Che cosa, anche lì, cioè, non c'era un legame diretto tra la bambina e la città, c'era un anelito, una speranza, una luce in fondo al tunnel che noi siamo abituati a vedere come cultura che ci appartiene a tutti quanti, perché in fondo qualcuno ha parlato, mi pare prima l'amico Casino, di cristiano. Noi diciamo a tutti quanti, no, è un modo di dire, quello è un bravo cristiano, anche se è un'attribuzione che ha a che fare con connotati religiosi, per dire che è una persona di cui ti puoi affidare. E io credo che quelle radici che ci appartengono ci hanno guidato bene, perché la pietas, quel senso che ci conduce attraverso la nostra cultura latina e poi quella cristiana, prevale anche stasera tra tutti noi. L'elemento simbolico, dal mio punto di vista, supera il significato che può avere la cittadinanza onoraria. È un monito a tutti noi a coltivare una speranza. Due piccole annotazioni, non ne posso fare a meno, di carattere culturale, ma sempre legate alle radici della città.
noi al nostro, nel nostro museo troveremo l'ossidiana, è una pietra vulcanica particolarmente tagliente che arriva nel Neolitico, cioè alla fine di un processo, quando le comunità di cacciatori e raccoglitori decidono di diventare stanziali, arrivano nella nostra città. Perché arriva questa materia particolare? Perché è particolarmente tagliente, è un vetro, è vetroso. Da dove arriva? Arriva dal cuore del Mediterraneo, dalle isole vulcaniche del Mediterraneo. Questo per dire che c'è sempre stata una circolazione di culture all'interno di questo bacino naturale dove noi siamo centrali. Facciamo parte di una storia, non siamo monadi nello spazio senza finestre, non siamo delle isole. Ecco perché può avere senso, dal mio punto di vista, l'incontro comune di questa sera. L'evento culturale è quello che, qualcuno l'ha detto prima di me, giustamente, è quello che ci può far dialogare, è quello che ci può far guardare al futuro con fiducia all'interno di un bacino, come ho detto, di civiltà che, dato storico, quando c'è stata la guerra dei sei giorni e si è chiuso il canale di Suez, l'Italia ha vissuto la sua prima grande crisi economica, 1966. Le acciaierie e il porto di Taranto non avevano più sbocco attraverso quella via faticosamente conquistata nel cuore di due continenti, e quindi questo è il segno dell'importanza di essere pacifici all'interno dello stesso bacino. Quando il Mediterraneo, per esempio in tutto il periodo romano, è stato pacificato, quando il Mediterraneo ha vissuto secoli di pacificazione, siamo cresciuti tutti. L'ultima grande fiammata, che ha visto anche protagonista Matera perché ha avuto una crescita esponenziale, è stata quella rinascimentale. È una fiammata che ancora non si è spenta. E anche quella era basata sul rispetto civile, sull'elemento di pacificazione che fanno crescere i popoli, che non perseguono lo scontro né di civiltà né di religione e né armato. Da questo punto di vista il mio doppio voto favorevole trova una serena giustificazione e una convinzione che vedrà, secondo me, sempre più la comunità materana protagonista di queste traiettorie che guardano alla pace e allo sviluppo del territorio. Grazie. Grazie consigliere Doria. Allora, consigliere Schiuma, prego. Grazie Presidente, sarò sintetico. Per coerenza devo dichiarare che durante i lavori della Commissione, diciamo, ragionando sulla questione della cittadinanza onoraria, io avevo espresso qualche perplessità legata al fatto che la cittadinanza onoraria viene conferita rispetto, diciamo, a dei meriti che si vanno ad acquisire sul contesto urbano. Però è chiaro che, per le ragioni che sono state esposte, noi non stiamo oggi riflettendo sulla cittadinanza onoraria ad una persona in relazione ai meriti che ha maturato sul contesto o nel territorio cittadino, ma stiamo assurgendo ad una persona, ad un monito, ad un simbolo. E quindi, in virtù di questo simbolismo che noi vogliamo riconoscere, noi concediamo la cittadinanza onoraria. Però, proprio per questa ragione, che vuole rimarcare che cosa? Vuole rimarcare dei valori. E nel momento in cui si fa politica, e credo che in questo momento noi stiamo facendo politica con la P maiuscola, nel momento in cui noi vogliamo andare oltre quelli che sono i movimenti di popolo, che pure si stanno realizzando le associazioni, qui in realtà vogliamo rimarcare quello che sono una serie di valori, e questi valori però devono essere enunciati, devono essere proclamati, devono essere evidenziati e soprattutto devono essere collegati a quello che è la vita che noi vogliamo realizzare all'interno della nostra comunità. E quindi probabilmente una riflessione su quelli che sono i valori ispiratori, al di là ovviamente di quello che è la persecuzione che questa persona sta vivendo.
Io vi invito, l'ho fatto ora, a far digitare dissidenti in carcere nel mondo. Birmania, Cina, Vietnam, Bielorussia, Russia, America Latina. Stiamo parlando di migliaia di persone completamente incognite, persone ignote, persone che hanno combattuto ogni giorno una battaglia, che è la battaglia che molto spesso noi ci dimentichiamo. Ci dimentichiamo che cosa significa fare politica, quando parecchi decenni fa, per fortuna, fare politica significava essere ammazzati da alcune fazioni politiche, e noi dobbiamo recuperare quello che sono i valori su cui poi dobbiamo fondare quello che è il comportamento di una cittadinanza. Allora oggi io ritengo che sia importante, insieme alla, diciamo, al voto favorevole che inevitabilmente tutto l'Assise, mi auguro e sono certo, vabbè, ho sentito la posizione dei Fratelli d'Italia, che non è una posizione ostativa, è una posizione pure politica, quindi un voto di astensione che non è un voto contrario, però noi dovremmo rimarcare quali sono questi valori. E quello che a me piacerebbe è che domani, quando escono i titoli sui giornali cittadinanza onoraria, noi andiamo a motivare che la cittadinanza onoraria è perché Matera riconosce la giustizia, la trasparenza, però ecco, e qui mi piacerebbe ragionare quali sono quei valori su cui poi noi dobbiamo instaurare un comportamento anche della vita quotidiana. Perché vi faccio osservare, e sono certo che voi pure lo state constatando, che tutti i giorni, che, diciamo, il termine, la dimensione della giustizia, della solidarietà, dell'attenzione all'altro, sono valori che si stanno perdendo anche nella vita quotidiana. Quindi forme di dissidio ed essere dissidenti in senso positivo si nascondono tutti i giorni. E poi, ecco, come dire, poi ci sono diverse forme. Quindi il messaggio, cerchiamo di riflettere, di spogliare anche da quello che è il fatto di specie, ma cerchiamo di aiutare ad assurgere a questo simbolo e a spiegarlo, perché altrimenti verrà la cittadinanza onoraria a Zaki. Bene, entriamo in una serie di... Però quali sono i valori che vogliamo comunicare ai nostri cittadini? Quando domani devo spiegare a mio figlio perché abbiamo dato la cittadinanza, quali sono i valori che noi vogliamo comunicare? Allora, sicuramente quello della giustizia è uno, ma non è l'unico. E quindi io qui mi piacerebbe, ecco, fare una riflessione di sistema, perché domani che escono sul... Abbiamo il nostro amico Piero Quarto che farà l'articolo, lo faccio dicendo che i valori che la città riconosce e che nel quale vede la cittadinanza onoraria sono quelli che, su cui vuole ispirare una crescita di una comunità sana, virtuosa e che guarda al futuro. Grazie. Grazie, grazie consigliere Schiuma. Allora, io non ho altri interventi, quindi adesso procediamo alla votazione, però voleva fare un breve intervento anche il sindaco su questo argomento. Prego sindaco, dopodiché procediamo alla votazione. La mascherina se ti sì, puoi... Sì. Anche perché sono raffreddato. No, io sì, farò un breve intervento, esprimo semplicemente soddisfazione per questa iniziativa. Sicuramente possiamo ritenerci tutti soddisfatti, insomma sono contento che il Consiglio Comunale nella sua maggioranza abbia intenzione di votare positivamente questa cittadinanza onoraria. È vero, domani probabilmente non cambierà nulla, Patrick rimarrà in carcere, però è un segnale, diceva bene Pasquale, i simboli sono importanti. La simbologia politica su cui verte questo progetto di unire 100 comuni e non solo è molto importante, e noi come capitale europea della cultura, come città della pace, ma possibilmente come città dei diritti, che tra meno di 10 giorni ospiterà il G20, questa simbologia si fa ancora più importante, ancora più evocativa. È vero, ci sono tanti diritti da sostenere, proteggere, tutelare e rafforzare. C'è sicuramente il diritto al lavoro, che è sancito nella bellissima Costituzione che abbiamo, nell'articolo 4, però poi ci sono tutta una serie di articoli che riguardano i diritti civili, in particolare il 21, che ha una sua collocazione ben precisa. I diritti civili hanno una loro peculiarità, perché insomma i diritti civili devono essere sostenuti a livello internazionale. Se c'è il pericolo
di una carenza, di una precarietà dei diritti civili verso un solo individuo, è possibile che questa precarietà, questa insoddisfazione, questo problema ce lo abbiamo tutti a livello di comunità. Quindi va sostenuto anche il singolo individuo. Un percorso di approfondimento, qualcuno chiedeva, in realtà già illuminando la Mater Domini abbiamo voluto che i cittadini, soprattutto i giovani, si chiedessero chi fosse Patrick, ma poi col bellissimo evento che ha organizzato Amnesty International, per il quale appunto il Comune di Matera ha fatto il patrocinio, hanno utilizzato una mostra, quindi diciamo nei 60 anni di ricorrenza dell'Amnesty International si è utilizzata una mostra fortemente evocativa proprio sui diritti civili, e poi un'arte eccezionale che è il teatro. Io ero presente, anche alcuni consiglieri siamo rimasti folgorati da questa iniziativa, da questa manifestazione, anche per la bravura dell'attore, e abbiamo riassaporato anche, come dire, l'amore per la recitazione, per il teatro, che col Covid sono ormai sopiti. Ecco, il teatro, le mostre sono delle discipline artistiche fortemente educative, e Amnesty ha condiviso questo evento, quindi la città, la comunità lo sapeva, diciamo, era un evento, peraltro anche la mostra è stata, se non sbaglio, chiusa il 6 di giugno, quindi è stata rinviata. Per cui, insomma, il percorso è stato tentato. Molte città hanno aderito, anche Tricarico, Lecce, le tra le più vicine, quindi io credo che sia un atto dovuto per Matera. E confermo quindi anch'io il mio voto, e io lo vorrei dedicare a Giulio Regeni, perché dobbiamo evitare che ci siano altri Giulio Regeni nel mondo. Grazie. Grazie Sindaco. Allora, Segretaria, possiamo procedere alla votazione sulla proposta di delibera. Prego. Ennardi. Favorevole. Paterino. Favorevole. Nicoletti. Favorevole. Saggi. Favorevole. Di Lecce. Favorevole da remoto. Mater Domini. Favorevole. Salvatore. Favorevole. Tosti. Tosti? Sì, favorevole, va bene. Favorevole da remoto. Caldarola. Favorevole. Pilato. Favorevole. Lo Signore. Favorevole. Livia Parisi. Favorevole da remoto. Fiore. Favorevole da remoto. Di Paolo Tiziana. Favorevole. Di Pano. Favorevole. Carlucci. Favorevole. De Paolo Gianfranco. Favorevole da remoto. Tosca. Favorevole da remoto. Montemurro. Favorevole. Figliani. Favorevole da remoto. Carciolla. Favorevole da remoto. Tassone. Tassone. Assente. La Polla. Favorevole da remoto. Violetto. Favorevole da remoto. Casino. Favorevole. Bisurici. Assente. Voto. Astenuto da remoto. Morelli. Astenuto da remoto. Storia. Favorevole. Schiuma. Favorevole. Susi. Favorevole. Perniola. Favorevole. Alba. Favorevole da remoto. Allora, 29 favorevoli e 2 astenuti. Bene, la proposta viene approvata a maggioranza. Passiamo al quinto e ultimo punto all'ordine del giorno.
progetto mensa dei bisognosi Don Giovanni Mele, valutazione della permanenza dell'interesse pubblico. Consigliere Perniola, sì, però deve chiedere, per dal regolamento deve chiedere il su, prima deve fare lei l'intervento e poi farlo presentare all'assessore. Grazie. Sì, giusto le dici, passa tu la parola. Buonasera a tutti, buonasera consiglieri, buonasera sindaco, presidente. In qualità di presidente della commissione urbanistica do la parola all'assessore Nicoletti per illustrare la delibera della mensa dei bisognosi. Grazie consigliere Perniola. Prego assessore. Buonasera a tutti. Ho lasciato qui il cartaceo contenente tutti gli elaborati progettuali. Li avete anche ricevuti via mail per chi fosse appunto da remoto e volesse approfondire nel mentre. Quindi vado a leggere la relazione del dirigente. E, insomma, spiego laddove qualcuno non ha partecipato alle commissioni, laddove siamo giunti appunto a questa definizione con un lavoro congiunto. L'articolo 20 della legge regionale 3/2016 ha gratuitamente trasferito in proprietà al comune di Matera l'immobile sito in Matera in via Cererie 61, già di proprietà Alsia, censito in catasto fabbricati al foglio 159 particella 5382, con annesso terreno di pertinenza in catasto terreni al foglio 159 particella 5382, con vincolo di destinazione ad utilizzo per lo svolgimento di attività sociale anche attraverso l'affidamento a soggetti del privato sociale. In seguito, con provvedimento numero 33 del 1 giugno 2016, il Consiglio Comunale ha ratificato il disposto legislativo su indicato, deliberando l'acquisizione del detto immobile al patrimonio dell'ente, con il vincolo di destinazione d'uso ad attività sociale, così come legislativamente predeterminato, formulando agli uffici competenti l'indirizzo di destinare con atto definitivo è permanente e ove ne ricorrono i presupposti normativi l'immobile alla missione sociale Onlus Don Giovanni Mele. Inoltre, con la delibera consiliare in parola, si è disposto di variare la destinazione d'uso dell'immobile secondo l'articolo 30 delle norme tecniche d'attuazione del PRG vigente a quella data, da attrezzature di interesse comune a finalità sociale. Con nota acquisita al protocollo dell'ente, al numero 0077699 del 24 ottobre 2016, il presidente dell'associazione Onlus Don Giovanni Mele, con sede in Matera alla via Racioppi numero 2, iscritta al registro volontariato, ometto queste informazioni, ha chiesto la concessione dell'immobile del quale la Regione Basilicata ha disposto il trasferimento al Comune di Matera per la realizzazione della mensa dei bisognosi Caritas, dichiarando che l'immobile sarà ristrutturato con apporto di capitale privato, non verrà richiesto nessun intervento anche finanziario al Comune, la spesa presunta per la ristrutturazione ammonta a 500.000 euro, la destinazione è finalizzata alla realizzazione della mensa per i poveri Caritas e a centro di aggregazione sociale per rivitalizzare il quartiere Piccianello. Quindi poi c'è stato un sopralluogo dei tecnici del servizio patrimonio effettuato in data 14 dicembre 2016. Silenzio, silenzio consiglieri. Per accertare lo stato dell'immobile, in cui appunto si è redatta una relazione tecnica da cui emerge che il fabbricato di che tratta si è completamente abbandonato da decenni e per questo anche pericolante, per il quale qualunque intervento di ristrutturazione parziale risulterebbe inefficace per lo scopo a cui è destinato l'immobile. Quindi appariva già allora più conveniente prevederne la demolizione e ricostruzione alla luce della vigente normativa antisismica, oltre che per la possibilità di usufruire della premialità rinveniente dalla legge 25/2009.
Con la delibera di giunta comunale numero 26 del 3 febbraio 2017 si proponeva al Consiglio Comunale la concessione in diritto di superficie all'associazione Onlus Don Giovanni Mele del compendio immobiliare, come sopra meglio identificato, per la durata di anni 50, al fine di realizzare una struttura da destinare a mensa dei poveri e a centro di aggregazione sociale, nonché di sottoporre al medesimo organo consiliare l'approvazione del relativo schema di convenzione. Con lo stesso atto approvativo dello schema di convenzione si stabiliva di compensare il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, calcolato sulla base dei presunti canoni di locazione che l'amministrazione avrebbe potuto introitare dall'affitto dell'immobile, con l'investimento necessario alla realizzazione della nuova struttura da edificarsi ad esclusivo carico dell'associazione, con ciò unificando di fatto l'istituto della locazione con quello del diritto di superficie. Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 37 del 19 maggio 2017 si disponeva, tra l'altro, la costituzione del diritto di superficie sull'area, individuata in catasto come ho già detto prima, di dare atto che l'associazione su indicata dovrà destinare il costruendo immobile superficitario a mensa per i bisognosi Caritas e a centro di aggregazione sociale per rivitalizzare il quartiere Piccianello, appunto, e l'approvazione dello schema di convenzione, riportante la disciplina per la costituzione del diritto di superficie con durata di anni 50, prorogabili per eventuali ulteriori anni 50. Quindi in data 20 luglio 2017 si procedeva alla stipula dell'atto convenzionale con contratto repertorio 257. Successivamente l'associazione Don Giovanni Mele presentava richiesta di permesso a costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28 bis del DPR 380/2001. Con allegato progetto corredato di elaborati grafici e tecnico-documentali per la realizzazione della mensa dei bisognosi. Il Consiglio Comunale, con provvedimento numero 21 del 13 aprile 2018, approvava il progetto e lo schema di convenzione in conformità alla strumentazione urbanistica vigente. L'associazione Don Giovanni Mele non ha proceduto alla stipula della convenzione, di cui all'articolo 28 bis, nonché alla formalizzazione del titolo abilitativo. Ripetiamo, stiamo parlando della convenzione legata a questo permesso di costruire rispetto a quel progetto. La convenzione di cui prima, firmata nel 2017, resta tuttora valida. L'intervenuto regolamento urbanistico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 19 dell'11 marzo scorso, ha confermato la destinazione d'uso dell'area a servizi socioassistenziali, confermando la disciplina dell'area secondo i contenuti progettuali di cui alla deliberazione 21 del 13 aprile 2018. In data 4 maggio scorso, l'associazione Don Giovanni Mele, nella persona del suo legale rappresentante, ha trasmesso un nuovo progetto per la realizzazione della mensa dei bisognosi, assunta al protocollo generale dell'ente al numero 38739 dell'11 maggio 2021. Corredato dai seguenti allegati tecnico-documentali a firma dell'architetto Teresa Ruggi. Quindi abbiamo una relazione, una documentazione fotografica e 8 tavole. Lo presento in breve. L'intervento si sviluppa su un unico livello fuori terra di metri quadri 276, senza livelli interrati, con ampi spazi liberi all'aperto, destinati all'accoglienza, un'area verde di metri quadri pari a 362, privo di barriere architettoniche e aree per il parcheggio per metri quadri 150. Quindi di seguito, sempre in delibera, sono riportati i parametri urbanistici dell'intervento, assentiti appunto dal precedente progetto e successivamente confluiti nel regolamento urbanistico, vale a dire una sul di progetto di metri quadri di 276 inferiore appunto alla sulla sentita, una superficie coperta del 35% inferiore alla superficie coperta assentita, un indice di permeabilità del 46% quindi superiore a quello assentito e parcheggi di metri quadri 150 superiori a quelli assentiti. Infine, in linea appunto con i principi ispiratori del vigente regolamento urbanistico, le scelte progettuali impiantistiche perseguono i seguenti obiettivi: limitare o addirittura escludere l'uso di risorse energetiche convenzionali, sostituendole o integrandole con fonti energetiche rinnovabili, come solare termico, fotovoltaico e geotermico,
introdurre sistemi di monitoraggio dei consumi, impiegare tecniche d'uso razionale delle risorse idriche anche attraverso la raccolta dell'acqua piovana e l'utilizzo di sistemi antispreco. Il mancato ritiro del titolo abilitativo nonché il ritardo nella presentazione della richiesta di permesso di costruire oltre 6 mesi dalla stipula della convenzione di concessione avvenuta il 17 luglio 2017 costituiscono, ai sensi dell'articolo 5 della stessa, motivo di attivazione di clausola risolutiva da parte del comune concedente. In virtù di quanto sopra esposto e in considerazione della verifica dei parametri urbanistico-edilizi rispetto a quelli fissati dal RU vigente, con riferimento al progetto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 21 del 13 aprile 2018, si sottopone all'organo consiliare la valutazione della permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione della mensa dei bisognosi. Quindi vi leggo quanto scritto appunto nel deliberato, che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di prendere atto del nuovo progetto per la mensa dei bisognosi Don Giovanni Mele con relativa documentazione, di confermare la permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento in parola quale presidio socioassistenziale per la comunità, rinunciando alla facoltà di avvalersi delle clausole risolutive di cui all'articolo 5 della Convenzione del 20 luglio 2017, con riferimento alla mancata presentazione del progetto entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa Convenzione, di dichiarare per quanto sopra di non avvalersi della riserva di cui è l'articolo 5 della Convenzione, laddove prevede la facoltà per il Comune concedente di procedere alla risoluzione contrattuale al verificarsi anche di una sola delle condizioni ivi riportate, in particolare al verificarsi della mancata presentazione del progetto entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa Convenzione, fermo restante che il presente provvedimento non modifica le clausole di cui all'articolo 5 della Convenzione, che rimangono vigenti per tutta la durata del contratto. Di precisare che il progetto acquisito al protocollo generale dell'ente, sempre al numero 38739 in data 11 maggio 2021, possa proseguire l'iter per il rilascio del titolo abilitativo, fermo restando le fasi successive previste nello stesso articolo 5, ovvero che il mancato ritiro del titolo darà facoltà al Comune concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di dare mandato al dirigente di relazionare entro 6 mesi al Consiglio Comunale circa l'iter per il ritiro del titolo abilitativo, di individuare il dirigente del settore gestione del territorio quale responsabile del procedimento per tutti gli atti necessari e conseguenziali alla presente deliberazione e di dichiarare con separata e unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Infine abbiamo appunto la valutazione, il parere tecnico del dirigente al settore gestione territorio, così come ci era stato richiesto appunto nella precedente commissione, è quello legale dell'avvocato Onorati. Non so se voglio leggerli sempre io. Tanto sono stati trasmessi. Sono stati trasmessi. C'erano dei consiglieri che avevano chiesto di intervenire un attimo. Va bene. Allora, il consigliere Schiuma chiede che venga letto anche il parere legale trasmesso dall'avvocatura del comune. Prego. Quindi è stato richiesto verbalmente alla scrivente di rendere parere legale sulla validità e o legittimità del contratto di concessione del diritto di superficie REP numero 2527 stipulato tra il Comune di Matera e l'Associazione Don Giovanni Mele Onlus e in particolare sull'articolo 5 della stessa convenzione intitolato clausola risolutiva e garanzie richieste. La concessione del diritto di superficie riguarda un'area di metri quadri 789 in catasto foglio 159 particella 5382 qualità ente urbano su cui l'associazione doveva realizzare e gestire una struttura adibita a mensa per i poveri e centro di aggregazione. L'associazione aveva l'obbligo di presentare entro un anno dalla stipula della convenzione l'istanza per il rilascio del permesso di costruire corredata di tutti gli elaborati richiesti per legge, articolo 4. Nell'articolo 5 della convenzione veniva prevista per l'ente la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ex articolo 1456,
tra gli altri nel caso in cui tale termine non fosse stato osservato dall'associazione. Per una serie di vicende urbanistiche e o interne all'associazione, tale termine non è stato rispettato e in data odierna l'associazione ha ripresentato un nuovo progetto di cui chiede l'approvazione. Sono state palesate in sede di commissione consiliare perplessità e dubbi sulla valenza di tale clausola e sulla necessità o meno di rivedere l'intero rapporto convenzionale. In disparte ogni considerazione di ordine sociale o politico che non spetta, la scrivente si limita a segnalare alle signorie loro che l'articolo 5 della Convenzione prevede l'esercizio di una facoltà da parte dell'ente, non l'adempimento di un obbligo, e come tale è sottoposta ad una valutazione di opportunità di merito da parte del supremo organo di indirizzo politico. Il Consiglio Comunale deve valutare la persistenza dell'interesse pubblico, valutazione che, se di segno positivo, costituisce di fatto e tacitamente il superamento della facoltà di recedere dalla Convenzione, facoltà tuttavia il cui esercizio scioglierebbe legame convenzionale senza conseguenza alcuna per l'ente civico. Grazie. Questa te la lascio, forse? Sì. Grazie. Grazie Assessore. Allora, io al momento ho gli interventi del consigliere Schiuma come primo che ha chiesto l'intervento, quindi prego consigliere. Grazie Presidente e grazie all'Assessore per la precisa relazione. Bisogna, come abbiamo discusso già in commissione d'altra parte, credo che noi avremmo voluto la mensa di Don Giovanni Miele già realizzata, e che si tratti di interesse pubblico è fuori di ogni dubbio, che sia essenziale è fuori di ogni dubbio, quindi diciamo che sulla necessità che si realizzi questa importante iniziativa di carità credo che siamo tutti perfettamente allineati. Quindi l'unica questione è una questione veramente di carattere formale, motivo per cui nella commissione io avevo chiesto che anche l'avvocatura si esprimesse, ma si esprimesse su che cosa? Si esprimesse sul fatto che il Consiglio può fare sì un indirizzo politico, e sull'indirizzo politico, se noi dobbiamo dichiarare, come viene chiesto di deliberare, che effettivamente c'è l'interesse pubblico, questo è fuori di ogni dubbio. Però rimane in me una perplessità che condivido ancora una volta, perché il parere legale che abbiamo ascoltato, che abbiamo letto, peraltro col telefonino della consigliera Susi adesso si è disattivato, però lì di fatto, ancora una volta, il nostro avvocato, non ti preoccupare Marina, grazie, di fatto il dirigente di fatto rimanda comunque, cioè non ci solleva da quella che è una questione di merito sull'articolo, e quindi visto che c'è il segretario generale a questo punto io vorrei un parere da parte del segretario generale, perché se quell'articolo era stato inserito, l'articolo 5, una ragione ci sarà. Allora noi oggi come consiglieri comunali, nel momento in cui nel deliberato andiamo a dire che non ci avvaliamo di quella clausola, dal punto di vista formale legale stiamo dichiarando qualcosa. Allora io voglio capire, l'avvocato non che mi dice che un indirizzo spetta la parte politica, no, io chiedo al tecnico dirigente oggi, tu mi dai garanzia che il consesso, l'assise, nel momento in cui si esprime non ci sono problemi di alcun tipo legale, cioè dal punto di vista da legale dell'amministrazione io do garanzia che non c'è nessuna implicazione legale da parte del Consiglio ad andare in deroga all'articolo 5. Io questo voglio veder letto. Perché se non c'è questo, io l'ho detto in Consiglio Comunale e in Commissione e lo ridico, noi lo stesso accordo, poiché il progetto ci piace l'iniziativa, condividiamo il progetto, è anche più bello di quello di prima, è tutto perfetto, cioè non c'è né una virgola che... Però formalmente vi faccio osservare che noi creiamo un precedente, perché oggi stiamo parlando di una cosa su cui legittimamente siamo tutti d'accordo, fuori di ogni dubbio, ma nel momento in cui domani si presenta un'altra situazione analoga,
cioè, abbiamo creato un precedente. Ma in ogni caso, al di là del precedente, io mi preoccupo oggi, senza leggere e scrivere, tu dirigente mi dici che legalmente, andando in deroga, non c'è alcuna difficoltà, non c'è alcuna implicazione. Io invece leggo che si rimanda ancora ad un parere di carattere politico. No, io voglio sentirmi dire che dal punto di vista di un legale del comune non c'è nessun problema formale, legale, ad andare in deroga. Io questo voglio sentire, perché se non sento questo, scusatemi, significa che noi ci stiamo assumendo la responsabilità di andare in deroga. Ma io non voglio farlo questo, perché non ho contezza di conoscenze tecniche che in qualche modo mi rasserenino in una situazione. Poiché però siamo tutti d'accordo, come ho detto in commissione, se questo è lo stato di fatto, allora la stessa convenzione noi la ritrascriviamo nel prossimo consiglio comunale, tra un mese la andiamo ad approvare, però la approviamo quella nuova, cioè voglio dire, senza andare in deroga ad un articolo, a meno che l'avvocatura mi dice, in questo caso chiedo formalmente al segretario generale, che questa affermazione ce la faccia il segretario generale, e io non ho nessuna difficoltà, come dire, a sostenere il deliberato, però con un parere che mi venga detto chiaramente che da un punto di vista formale, legale, non c'è alcun problema ad andare in deroga all'articolo, e lo voglio sentire dai legali della nostra amministrazione. Altrimenti, guardate, io mi troverei veramente in estremo imbarazzo, e l'ho detto già in commissione, e purtroppo il parere che ci ha fornito l'avvocatura non è il tipo di parere che mi sarei aspettato. Io mi troverei veramente in estremo imbarazzo, perché pur, come dire, condividendo e volendo anche in prima persona contribuire, però per una questione formale che deve essere comunque garantita nello stesso rispetto dei diritti che abbiamo poc'anzi proclamato e per i quali abbiamo deciso di dare una cittadinanza onoraria, noi siamo tenuti al rispetto delle regole. Quindi o c'è una deroga e ci viene detto dal segretario generale che non ci sono problemi formali, oppure, chiedo scusa, ma io veramente con il cuore in mano e con grande dolore mi dovrò allontanare, perché non voglio neanche astenermi dall'aula. E questa è una scelta personale. Grazie. Grazie consigliere Schiuma. Allora chiedo alla dottoressa Ettore, visto che il consigliere Schiuma ha fatto espressa richiesta di un parere, se può intervenire in questo momento. Magari facciamo intervenire gli altri consiglieri, dopodiché la dottoressa ci spiega, fa il suo intervento. Dottoressa Ettore. Sì, Presidente, fa intervenire gli altri consiglieri e perfetto, poi darò il parere. Perfetto. Allora, in ordine di richiesta sulla chat, consigliere Alba. Prego, consigliere Alba. No, consigliere Alba, deve attivare il microfono, altrimenti non la sentiamo. Perfetto. Grazie, Presidente. Finalmente è arrivato in Consiglio Comunale la conclusione dell'iter di un'associazione di volontariato che riqualifica un pezzo importante della nostra città. Un intervento con fonti privati, senza oneri per il comune, utilizzando un immobile danneggiato dal terremoto degli anni Ottanta, e offrirlo alla fruibilità della città per aiutare tutti i nostri concittadini bisognosi. Finalmente, da oggi, il duro lavoro svolto dai volontari guidati da Don Giovanni Miele potrà avere un luogo, una casa dignitosa, dove poter soddisfare le esigenze sempre più crescenti di accoglienza, di carità. Da tempo Don Giovanni Miele dedicava la sua vocazione cristiana e il suo sacerdozio a soddisfare numerose richieste di aiuto dei più bisognosi, a partire da un pasto caldo. Nel 2000, con il suo impegno, è riuscito a dare vita alla mensa dei poveri, nella quale tutta la città si identificava. La mensa dei poveri è diventata per tutti noi cittadini materiani il simbolo di una città solidale e accogliente. Dopo pochi anni però la capienza dei locali messi a disposizione della Chiesa è diventata insufficiente a causa della costante crescita della povertà.
Nel 2014 un gruppo di cittadini portò all'attenzione dell'amministrazione comunale il problema dell'aumento delle persone che richiedevano un pasto caldo e così con una petizione, con una raccolta firma, richiesero un luogo dove poter finalmente realizzare il sogno di Don Giovanni Miele. Nel 2016 la Regione Basilicata, con emendamento alla legge di stabilità, finalmente concedeva al Comune a titolo gratuito i locali di proprietà dell'Astia, ma non con un vincolo di destinazione d'uso, solo per scopo e fini sociali. Il Comune di Matera ha quindi successivamente riconosciuto nel 2017 il diritto di superficie sull'appezzamento di terreno risultante dell'ambito dell'ormai cadente e pericolante fabbricato dell'Astia. Occorre oggi, a più di 20 anni dall'inizio dell'opera di Don Giovanni Miele, accelerare e promuovere queste attività che permetteranno di dare leggero sollievo alla povertà. Vorrei ricordare che grazie ai volontari di questo periodo, in questo periodo di pandemia e di lockdown, si sono potuti distribuire migliaia di pasti caldi ai bisognosi. Ancora a rischio oggi la tenuta sociale della città. Ricordo ai nostri consiglieri che tuttora è da tempo anche i servizi sociali comunali si portano sulle spalle dei volontari della mensa di Don Giovanni Miele. Durante un ricordo di Don Giovanni Miele, il nostro vescovo disse: non si deve scegliere tra fede e carità, ma bisogna abbracciarle entrambe. La vera fede diventa amore, si esprime nella carità. Il Consiglio Comunale deve approvare questo documento per dare anche il proprio riconoscimento all'impegno continuo, alla missione straordinaria di questi volontari. Un impegno che consente a chi vive in condizioni di indigenza e di emergenza e marginazione di trovare nella mensa un punto di accoglienza e di incontro in questo mondo di indifferenza. Il Partito Democratico di Matera quindi annuncia il proprio voto favorevole affinché si possa finalmente realizzare un'opera di solidarietà e di amore con la comunità senza distinzione di ceto, di razza e di religione e di appartenenza. Grazie, ho terminato. Grazie consigliere Alba. Allora, adesso ha chiesto di intervenire la consigliera Tosti. Prego, consigliera Tosti. Consigliera, non la sentiamo. Non si sente, almeno io non sento nulla. Consigliera Tosti, mi dispiace, ma non la sentiamo. Non si sente, consigliera Tosti. Se vuol provare a riconnettersi... Ok, perfetto. Allora, nel frattempo aveva chiesto di intervenire la consigliera Visaggi. Prego, consigliera Visaggi. Presidente. Sì, segretaria. Presidente, probabilmente sarebbe opportuno che l'intervento lo facessi ora per evitare magari che si possa aprire una discussione evitabile. Ok, allora se lei è pronta, consigliera Visaggi. Assolutamente sì. Perfetto, prego segretaria, grazie.
Niente, voglio dire, la soluzione della questione comunque la possiamo rinvenire nel codice civile, nell'ambito della disciplina proprio che dispone a proposito della clausola risolutiva espressa. Mi riferisco in particolare all'articolo 456 del codice civile, che prevede che i contraenti possano espressamente convenire che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. E questa naturalmente è l'ipotesi nella quale il Comune di Matera si è venuto a trovare nel momento in cui ha stabilito di apporre la clausola risolutiva espressa al contratto. Quindi si è deciso di condizionare, anzi di risolvere il contratto nel momento in cui non si fosse provveduto a presentare il progetto, a richiedere il permesso di costruire entro un dato termine. Tuttavia la clausola risolutiva espressa, siccome in questo caso, nel caso specifico, è stata apposta a favore e quindi nell'interesse del Comune, il comma 2 dello stesso articolo dà la possibilità e prevede che possa essere azionato solo nel momento in cui la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersene. Quindi nel caso specifico la delibera è stata concepita prevedendo che il Comune rinunci alla possibilità, ma questa rinuncia naturalmente è perfettamente in linea con quello che prevede il disposto normativo, per cui da un punto di vista di responsabilità, quello che è stato richiesto naturalmente dal consigliere Schiuma, non ci sono responsabilità, perché è una previsione contenuta nella norma ed è una facoltà che la norma espressamente contempla. Grazie segretaria. Allora, consigliera Tosti aveva chiesto di intervenire, vediamo se l'audio funziona ora. Si sente? Ora sì, prego. Presidente, ci sente? Sì, ora sì, la sentiamo, prego. È un breve, brevissimo intervento. Allora, perfetto, allora ringrazio la dottoressa Ettore che ha chiarito il dubbio. Stavo praticamente dicendo che rinnovavo le mie perplessità da un punto di vista squisitamente giuridico circa la procedura amministrativa adottata, così come l'avevo già espresso in commissione alcune settimane fa. Tanto premesso, riconosco il dubbio non si capisce nulla sociale del No. Non si sente, consigliera Tosti, o toglie il video e proviamo soltanto con l'audio, perché secondo me è un problema di connessione. Esclusivamente politico, per cui il mio voto sarà ovviamente favorevole, così come quello del gruppo, suppongo. Grazie dell'intervento, ripeto. Perfetto. Allora, aveva chiesto di intervenire la consigliera Visaggi. È inutile, rinuncia. Ok. Allora, adesso c'è la consigliera Violetto che ha chiesto di intervenire. Prego, consigliera Violetto. Buonasera a tutti. Non c'è bisogno ovviamente che vi dica di essere d'accordo con la segretaria, in quanto non aggiungerei assolutamente nulla alla autorevolezza del suo intervento, ma sono le conclusioni a cui anche in commissione si è cercato di arrivare. A questo punto spetta al Consiglio una decisione che è di carattere puramente politico. Cioè, noi abbiamo in questo momento due strade, sono due strade però politiche, sono due scelte di tipo politico,
e quindi quella di ritenere che esiste ancora oggi l'interesse pubblico a far costruire la mensa di Don Giovanni Miele è quella che non sussista più questo interesse. Saggiamente chi ha stipulato la convenzione, chi l'ha pensata prima di noi la convenzione, ha ben pensato di limitarne, di consentire al Comune a un certo punto di verificare quale fosse lo stato della sua esecuzione e quindi ha previsto che dopo 6 mesi dalla sua stipula il Comune potesse verificare se il privato a cui è stata data questa particolare posizione dal Comune avesse o meno adempiuto agli impegni che aveva preso. Ora abbiamo verificato che il privato, per motivi vari che non rilevano in questo momento, fino a questo momento non ha adempiuto. Dobbiamo quindi decidere noi se abbiamo anche l'interesse a fare quel tipo di opera. È una decisione politica. Per quanto mi riguarda, l'interesse c'è intatto e quindi va confermato l'interesse pubblico alla costruzione di quell'opera in questo momento. A prezzo che sia stato riportato nell'atto che oggi andiamo, credo, ad approvare, la necessità che il dirigente relazioni al Consiglio, credo attraverso la Commissione, sullo stato di attuazione successiva a questa approvazione del permesso di costruire, nel senso che abbiamo voluto assicurarci attraverso l'introduzione di questa clausola che in futuro il privato che si sta impegnando a fare questa opera così meritoria lo faccia in termini ragionevoli. Quindi abbiamo richiesto l'introduzione di questa clausola nel deliberato che ci consente tra 6 mesi di verificare se il privato abbia o meno ritirato il titolo edilizio e quindi di rivalutare tra 6 mesi se continuare, se permane ancora l'interesse pubblico o non permane più, oppure abbiamo perso fiducia in questo privato. Quindi tra 6 mesi il Consiglio Comunale sarà notiziato su quello che sta avvenendo di questo permesso di costruire. Io mi auguro che tra 6 mesi avremo notizia del fatto che il permesso di costruire è stato ritirato e che quindi il privato stia cominciando a concretizzare finalmente quest'opera che è necessaria per la città, soprattutto in questo momento in cui la mensa dei poveri purtroppo sta operando a pieno regime a causa dell'impoverimento che si è avuto anche nella cittadinanza materana e anche a causa della pandemia. Quindi io sono assolutamente favorevole a questo provvedimento, quindi voterò sicuramente per il maniera dell'interesse pubblico, voterò sicuramente in maniera favorevole a questo provvedimento proposto. Grazie. Grazie, grazie consigliera Violetto. Allora consigliere Montemurro, prego. Grazie presidente. Volevo intanto tranquillizzare, diciamo, chi può ancora nutrire qualche dubbio. Non ci sono deroghe da fare o rischi da prendere, sono contento insomma che la segretaria abbia potuto poi ulteriormente, diciamo così, anche come richiesto, fugare ogni cosa. Noi siamo, come la consigliera Violetto richiamava giustamente, qui a ribadire o meno un interesse pubblico da parte del Consiglio Comunale su questo tipo di progetto. E per questo motivo, insomma, ecco, concentriamoci su quello che è proprio l'oggetto dell'ordine del giorno. Noi naturalmente come gruppo Europa Verde PSI siamo favorevoli a questo tipo di approvazione,
Aggiungo una cosa, visto gli ordini del giorno precedenti, insomma, credo che sia il caso anche di sottolineare un'altra valenza di un'opera come questa, la mensa, diciamo, di Don Giovanni Mele, ed è bene ricordare, insomma, questa figura molto importante per la nostra città. Io ho avuto il privilegio di conoscerlo, non tanto approfonditamente come ha potuto fare mio padre, di cui era intimo amico, però, ecco, probabilmente, per quello che mi è dato di sapere, se oggi Don Giovanni Mele dovesse votare, forse voterebbe no, per come, diciamo, in qualche modo lui concepiva la carità, proprio al di là delle infrastrutture, proprio in qualche modo, proprio in maniera proprio francescana, insomma, rifugiva da ogni evidenza, da ogni cosa materiale come questa. Però, ecco, è nostro invece credo anche dovere, e credo che sia una cosa opportuna fare in modo che questa opera, che sorgerà per volontà di cittadini e della comunità che in qualche modo continua l'opera di Don Giovanni Mele, beh, prendiamola un po' come, ecco, una sorta di dare testimonianza e rilevanza a una figura molto importante per la comunità, sia per quello che ha fatto e anche per quello che ha seminato e che oggi fortunatamente, ecco, qualcuno nel suo nome continua a fare. Grazie. Grazie consigliere Montemurro. Consigliera Carlucci, prego. Buonasera consiglieri, grazie per questa parola che mi avete concesso, perché il mio intervento, come dire, non è prettamente legato al tema, nel senso legato proprio all'edificio, alla discussione dell'edificio, e quindi la materia che sto trattando è riservata al tema urbanistico, ma è trasversale, perché vorrei proprio parlarvi di questa figura di Don Giovanni. Quindi, acclarato che adesso ci troviamo nella condizione di discutere la permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di questa mensa dei bisognosi, e dobbiamo dire che di fronte ad un'opera come quella che ci è stata sottoposta a noi per primi, per la prima volta, perché ci siamo insediati adesso, riveste in maniera piena l'interesse collettivo. Perché? Perché si inserisce in un contesto, in un quartiere popolare come quello di Piccianello, che da sempre è stato fonte di richiamo dei più fragili, per i più deboli, degli ultimi, come chiamava Don Giovanni. Sappiamo che la storia di questo quartiere è stata quindi profondamente segnata, e quindi in questo mi ci ritrovo con la necessità di legare i luoghi ai personaggi che hanno vissuto e che hanno significato la storia nella nostra città, perché oggi ci troviamo in questa condizione, cioè ci troviamo a dire: lo vogliamo davvero questo edificio che ricordi una persona che ha davvero significato tanto per la nostra comunità? Un uomo, Don Giovanni, che ha costruito attorno a sé, attorno ad un'intera comunità fatta di bambini, di ragazzi, e poi di mamme, di padri, e poi di nonni, che a vario titolo si sono uniti, si sono sentiti parte di un progetto di comunità solidale. Davvero tanti, e non parlo di gente che necessariamente frequentava la chiesa dell'Annunziata. Intere generazioni, forse credo almeno tre, ne ho contate con la consigliera Caldarola ieri, forse tre generazioni che ancora oggi ricordano con
tenera nostalgia agli anni in cui Don Giovanni ce lo mostrava quel bisogno, il bisogno dei più deboli, e ci invitava ad abbracciarlo con le mani nude, senza remore e senza pregiudizi. Oggi la sua eredità è proprio questa, è sparsa tra le genti che hanno vissuto quel quartiere, che lo hanno conosciuto, ed è in quel servizio che ha reso quotidianamente e che continua a rendere sua sorella insieme a tanti volontari che con amore preparano questi pasti caldi, che dobbiamo stringere, perché stringerci attorno a questo progetto, a questa eredità, perché se parliamo di diritti, di diritti umani, lo dobbiamo fare sempre, ce lo siamo detto, dobbiamo dare un significato ad ogni gesto e ad ogni consiglio, ad ogni tema che affrontiamo. E quindi oggi affrontare questo tema, cioè dire ce la sentiamo di dare forza a questo progetto, che cosa vuole questo progetto? Vuole realizzare attorno a questo edificio una comunità solidale, ricordando l'eredità che ci ha lasciato Don Giovanni. È certo che lo vogliamo. E quindi vogliamo che questo progetto possa essere una... Mi sono un po' persa nel discorso, però scusatemi, perché io non so parlare a braccio, quindi ho bisogno di legarmi alle parole. Però vorrei che questo progetto sia la perla, un'immagine a cui Don Giovanni stesso era molto legato. La perla, che cos'è la perla? Sappiamo che la perla nasce se all'interno della valva c'è un granello di sabbia, nasce nel fango, e attorno al fango, attorno a un granellino di sabbia, che si accresce tanta bellezza. Quindi noi vogliamo che attorno a questo edificio nasca tanta bellezza, tanta progettualità, tanta comunione. Quindi riconosciamo l'alto valore sociale di questo progetto, perché è di forte richiamo ai bisogni dei più fragili. E poi, voglio dire, è un progetto virtuoso, no? Che richiama tanti temi che questa amministrazione comunale intende realizzare, ma non solo per un quartiere che da alcuni urbanisti è stato definito immerso in un quartiere disorganizzato, privo di un disegno urbanistico complessivo, costituito da palazzine in tufo, palazzine in mattoni di varie altezze, di varie dimensioni, disordinato e degradato. Beh, noi in questo contesto urbanistico andiamo a inserire la nostra perla, che parla di rigenerazione umana, e quindi attraverso la demolizione, la ricostruzione di questo vecchio edificio che viene rifunzionalizzato, diamo anche valore e forza a quella progettualità che stiamo mettendo in campo come amministrazione, che è sicuramente verso una riduzione del consumo di suolo, una riqualificazione, il recupero degli spazi e delle aree già presenti. Per cui, così come anticipato dalla nostra consigliera Tosti, il nostro parere è assolutamente favorevole, per cui l'interesse a che questa opera venga realizzata abbia appunto sempre mantenga lo stesso interesse pubblico. Scusatemi. Non c'è da scusarsi di nulla, consigliera Carlucci. Allora, aveva chiesto la parola, sì, la consigliera Susi, poi il consigliere Paterino. Prego, consigliera Susi.
Buonasera Sindaco, Presidente, consiglieri tutti. Mi associo al coro di tutti coloro che mi hanno preceduto perché non si poteva non rispettare l'interesse politico, la scelta quindi di avallare la realizzazione di questo progetto. In commissione ne avevamo parlato, eravamo già tutti d'accordo, ma volevamo avere la certezza dal punto di vista quindi giuridico, e sono veramente felice stasera che la segretaria generale abbia dissolto in noi questo dubbio, che probabilmente se fossimo stati corroborati quella stessa seduta della commissione, e questo invece ci era mancato, in tal senso dal punto di vista legale avremo già quella sera dissolto ogni dubbio. Io mi sento un po' emozionata e devo dire privilegiata di, insieme a tutti voi, che grazie a questo lavoro all'interno del Comune, io almeno personalmente lo vivo come un privilegio di poter dare voce, di poter dare cibo, di poter dare accoglienza a tutte quelle persone che ruotano intorno alla mensa di Piccianello. Per chi l'avesse frequentata per un po' di tempo, devo dire lì, almeno fin quando ci saranno un po' coloro che hanno ereditato il testimone di Don Giovanni Mele, parlo della sorella e dei collaboratori più stretti, si assapora ecco, quello che va oltre il materiale, ma è l'accoglienza di tutti, l'accoglienza degli invisibili, l'accoglienza degli esclusi. E quindi io sono felice a nome di tutta questa amministrazione che possiamo dire di portare a segno questo goal, perché in questi giorni più di una volta qualcuno preoccupato si era informato se ci fosse speranza che questo progetto andasse in porto. Stasera sono veramente felice e mi fa piacere condividerlo con voi. A noi tutti eravamo d'accordo, ci serviva ecco questo piccolo, questa sicurezza dal punto di vista giuridico anche di poter salvaguardare. E poi consentitemi di dire grazie col cuore anche al privato, perché se non ci fosse stata la sensibilità di un privato a realizzare un'opera nella quale tutti crediamo ma che non abbiamo la forza di costruire nelle fondamenta, nei locali, probabilmente tutto questo non si sarebbe realizzato. Una promessa di una persona che qualche figlio ha voluto raccogliere, quindi grazie ai privati che se ne faranno carico. Grazie a tutti. Grazie consigliera Susi. Consigliere Paterino, prego. Grazie Presidente. Io ovviamente concordo con gli interventi che mi hanno preceduto, ma volevo soltanto ricordare, io personalmente ho avuto modo di collaborare con Don Giovanni Mele insieme a un ex, diciamo purtroppo non c'è più, consigliere dei Democratici di Sinistra, Antonio Montemurro. Andavamo spesso a trovare Don Giovanni Mele, in particolare ci siamo preoccupati quando c'è stato il problema ai patti di Scanzano, andavamo proprio in quella mensa a preparare centinaia di panini da portare ai posti di blocco che si faceva per appunto contrastare l'insediamento del deposito di scorie nucleari. Ovviamente stasera parliamo di una variante urbanistica che io insieme a tutto il Consiglio Comunale nel 2018 abbiamo votato all'unanimità, proprio perché per le ragioni che altri che mi hanno preceduto hanno esposto, per l'utilità dell'opera, per la mensa in cui attualmente diciamo non è adeguata, sia per la quantità di persone che purtroppo, come qualcuno ha detto, a causa del Covid e della povertà sempre crescente anche nella nostra città. Per cui il voto del gruppo misto Campo Democratico sarà favorevole, però volevo ricordare anche, come ha fatto la collega, la persona di Don Giovanni Mele, che era effettivamente diciamo un prete del popolo, perché giusto per ricordare, in quegli anni era difficile per gli immigrati trovare un alloggio in fitto. Molto spesso Don Giovanni Mele andava lui a contattare diciamo il proprietario, faceva intestare il contratto a lui e poi lui faceva, ospitava gli immigrati. Questo per dire cosa? Per dire questa persona che da sempre tutti quanti riconoscono diciamo la sua vocazione ad aiutare effettivamente diciamo le persone in difficoltà, e credo che cosa buona facciamo non solo a approvare, speriamo che questa volta i lavori di realizzazione possano celermente andare avanti, perché per problemi, così come la delibera è stata indicata, per problemi non dipendenti dalla volontà, credo, dell'amministrazione comunale, perché anche il precedente consiglio
facemmo una variante ad hoc velocemente, proprio perché ritenevamo quell'opera di una utilità sicuramente degna della massima attenzione, per cui bisognava approvarla celermente. Confermo di nuovo il voto favorevole, credo e spero che si possa votare anche questa volta all'unanimità, perché credo è una delle poche cose che credo la collettività materana ci riconoscerà all'intero Consiglio. Grazie Presidente. Grazie consigliere Paterino. Allora io al momento non ho richieste di Presidente, posso intervenire su Morelli? Consigliere Morelli, prego. Grazie Presidente. Allora Presidente, insomma, è giusto diciamo, entrare nell'oggetto, nel merito di questa proposta di libera. Ho sentito alcuni interventi, alcuni colleghi. Finalmente arriva in deriva di Don Giovanni Meli. Allora, la mente di Don Giovanni Meli. Allora è giusto ricordare, lo dico che io c'ero, l'ho voluto, che questa diciamo, operazione, la mente di Don Giovanni Meli, è stata voluta e portata avanti dalla vecchia amministrazione del Genio, che già con la delibera nel 2016 prende l'acquisizione, acquisisce l'area da parte della regione. Dopodiché due delibere di consiglio comunale approva sia l'interesse, viene approvato sia l'interesse pubblico e sia il progetto presentato da Don Giovanni Meli, che poi diciamo, è il contenuto di questa delibera di oggi. Cosa è successo? L'oggetto di questa delibera che l'associazione non ha rispettato i tempi diciamo, dell'articolo 5 della convenzione, che ha fatto sì che possano scadere i termini di applicazione della convenzione. Questo diciamo è il punto che è venuto in commissione, su cui ci siamo un po' confrontati, cioè è solo un fatto procedura. Infatti diciamo, io personalmente, nel mio contributo in commissione, è stato quello di evitiamo di portare una deroga all'articolo 5, l'articolo della convenzione, e quindi creare un precedente, ma portiamo una nozione scaduta, quindi dopo 6 mesi, che erano scaduti i termini, doveva dedicarsi a quella convenzione, e ci portava la nuova convenzione, una nuova deliberata in consiglio comunale. Diciamo, questa era la procedura, diciamo, noi pensavamo fosse stata quella giusta, ma ripeto, nulla, una cosa che io personalmente ho già approvato, cioè ho già lavorato e aspettavo solo che nascesse la nuova struttura. Che è successo? Altri consiglieri hanno chiesto il parere dell'avvocatura. Oggi ci è arrivato il parere dell'avvocato del comune, che l'ente ha facoltà di andare in deroga a quella 5. Chiaramente non ho capito cosa intende dire quando parla di ente a facoltà, cioè se lo può fare direttamente l'ufficio, il dirigente, lo può fare, che avrebbe dovuto dire che il consiglio comunale ha facoltà di andare in deroga. Poi chiaramente abbiamo ricevuto il parere del segretario generale, che poi richiama quello che è il contenuto del codice civile, cioè regolano i contratti tra in questo caso anche tra persone private. Presidente, l'unico dubbio era solo una questione procedurale, solo quello che avevamo evidenziato. È chiaro che Fratelli d'Italia, e io personalmente l'ho votata nel 2016 con due deputati di consiglio comunale che volevamo, l'ha voluto quella costruzione, chiaramente saremo favorevoli come gruppo di Fratelli d'Italia anche in questa. Grazie Presidente. Grazie consigliere Morelli. Allora, giusto per una nota, come dire, di informazione, se lei ricorda consigliere Morelli, questa è una delle pochissime delibere che ho votato anche io nella passata amministrazione, è una delle pochissime delibere che ho votato anche io. Perfetto, allora io, Presidente,
Presidente, scusami se la interrompo, io questa la devo dare per l'atteggiamento che ha avuto questa, diciamo, la forzare, questa è un po' una forzatura. Io non vorrei che domani si creasse un precedente, cioè no. Il dirigente, quando si dà una convenzione, che sia Giovanni Mele, che sia di un altro ente, assolutamente deve rispettare i termini, quello diciamo. Perfetto. No, grazie consigliere Morelli. Allora c'era il consigliere Schiuma che voleva fare la dichiarazione di voto, dopodiché procediamo all'unanimità, sì. Infatti in realtà la dichiarazione di voto è solo il pretesto, la dichiarazione di voto è solo il pretesto per fare l'intervento e per chiarire che cosa. Che io sono intanto molto soddisfatto e contento dell'intervento del segretario generale, che in modo puntuale, così come dovrebbe essere da un punto di vista amministrativo, ci ha chiarito esattamente quello che è il ruolo amministrativo. Infatti il mio era un intervento per segnalare che oggi più che mai diventa importante definire chiaramente il confine tra la parte tecnica amministrativa e le responsabilità che i dirigenti si devono assumere all'interno del funzionamento di una macchina amministrativa e quella che invece è la responsabilità politica. Sul fatto di specie noi siamo tutti d'accordo. Ed è giusto sottolineare che questa è una delibera che viene dal passato, che noi abbiamo ereditato, che se noi l'avessimo portata avanti, cioè se l'avessimo dovuta fare, noi saremmo comunque stati tutti molto d'accordo. Va dato merito all'amministrazione di averla voluta portare in discussione, in modo tale che potesse essere un momento di riflessione pubblico. Ed è importante sottolineare, ed è questo il pretesto oggi, che dobbiamo continuare a richiedere ai nostri dirigenti di fare il ruolo dei dirigenti, perché molto spesso rinviano la responsabilità di quelle che non sono scelte politiche, ma che sono scelte amministrative, per le quali i dirigenti vengono pagati fior di quattrini, spesso chiedendo addirittura agli assessori di sostituirsi nella parte tecnica, e non è corretto. E noi questo è il messaggio che qui volevamo sottolineare. Ci dispiace che questo l'abbiamo dovuto fare di fronte ad un elemento che, come dire, ci vede non tutti d'accordo, di più. E anzi, poi voglio dire, mi dispiace pure che forse, come dire, ci sono delle distonie, diciamo, anche di quelle che sono l'area che in qualche modo dovrei rappresentare, che non capiscono i messaggi, però voglio dire, questo fa parte del comprendonio di tutti noi. Bene, io volevo semplicemente rassicurare e sottolineare questa distinzione amministrativa, ma ben venga la mensa dei poveri. Ed un'ultima considerazione, se mi è consentito il voto favorevole, io ritengo che la nostra amministrazione debba anche farsi carico di un finanziamento. Se voi andate a verificare su quelli che sono i siti di tutti i comuni d'Italia, quelle che sono le iniziative che le amministrazioni fanno, troverete che molto spesso vengono devoluti delle quote di bilancio proprio a copertura delle spese, perché spesso le spese volontarie non sono sufficienti. Se non è possibile stanziare risorse economiche, si possono stanziare altri tipi di iniziative, addirittura così come si fa per la corporate social responsibility delle imprese, i consiglieri possono anche andare a fare volontariato, come dire, in termini di testimonianza, ma la cosa importante è che noi dobbiamo dare un ulteriore segno concreto, non solo politico, e il segno concreto è quello che chiedo, diciamo, e sono certo che il sindaco raccoglierà questo mio invito, è di ricercare tra le tante pieghe dell'amministrazione un fondo che potrebbe essere anche simbolico, ma poi voglio dire talvolta anche 10.000, 20.000 euro sono sufficienti per poter comprare dei pass. Quindi io chiedo formalmente, anche se fosse questo, però chiedo, e sono certo della sensibilità del sindaco, di raccogliere questa istanza e di far sì che non solo si vada a realizzare quanto prima, e quindi io mi affido sicuramente all'attento monitoraggio dell'assessore Nicoletti, ma che ci sia anche un fondo dedicato. Grazie. Grazie consigliere Schiuma. Allora, prima di procedere alla votazione, il sindaco voleva fare un intervento. Un'altra piccola precisazione, consigliere Schiuma, ci tengo a farla perché, diciamo, i consiglieri che sia di maggioranza che di opposizione si sono già spesi per fare volontariato nella mensa, nel totale anonimato, però lo hanno già fatto. Quindi io ringrazio i consiglieri, ripeto, di maggioranza e di opposizione che lo hanno... Sì, vabbè, no. Ok, prego sindaco, per prima di procedere alla votazione.
Sì. Beh, cosa dire, è la seconda volta che manifesto la mia soddisfazione oggi, un bellissimo consiglio comunale, perché insomma questa è un'altra bella progettualità che arriva a meta. Ringrazio tutti i consiglieri, se andiamo all'unanimità ancora di più, è un messaggio importante anche nei confronti della collettività. E ringrazio anche tutti quelli che tra i consiglieri hanno partecipato alle commissioni per questo progetto. Vedete, io in questi 8 mesi ho capito, tra le tante cose, permettetemi una confidenza personale, che fare il sindaco è privazione. È privazione soprattutto di tante cose, ma anche di alcune certezze. Pensavo che a Matera non ci fosse uno stato di indebolimento sociale che invece poi ho riscontrato, che è gravissimo, diciamo, è uno stato, un livello di povertà che probabilmente, avete ragione, qualcuno di voi l'ha detto, a causa della pandemia si è accentuato, però non passa una settimana in cui io non incontro persone che hanno problemi di sostentamento alimentare. Quindi è davvero drammatica questa situazione, e questo progetto permette alla mensa di Don Giovanni Mele di fortificarsi. Ricordo anche la mensa di Don Angelo Tattaranni, sono due realtà importanti sul territorio. Certamente dobbiamo ragionare su come contrastare un po' la povertà, su come affrontare questo problema alla radice, e quindi anche cercare di creare opportunità di lavoro, di crescita, di formazione, perché poi parte tutto da lì. Però questa è un'iniziativa importante, quindi permettetemi di ringraziare tutti voi. Ringrazio però anche i volontari che sono dietro questo bel progetto della mensa dei poveri di Don Giovanni Mele. Ringrazio anche l'imprenditoria privata. Guardate, a Matera abbiamo in effetti dei veri e propri mecenati, sia sul piano culturale sia sul piano sociale. In questo caso è stata determinante l'iniziativa del privato. Anche questa sinergia, collaborazione tra pubblico e privato, dobbiamo vederla come modello per il futuro. Ringrazio l'emozione che mi ha trasmesso la consigliera Carlucci e tutti gli altri interlocutori, anche l'assessore. Si vede quando magari c'è vita vissuta in questo quartiere. Piccianello è un quartiere molto importante. Se vi dovessi chiedere uno dei quartieri storici più importanti della città, più vissuto dai materani, al di là dei Sassi, che insomma con tutte le problematiche dello sfollamento, però a me mi viene in mente proprio Piccianello, mi viene in mente questo quartiere come quartiere popolare materano, dove insomma siamo legati anche per tante cose, dalla festa, però ecco, la festa popolare vive una condizione urbanistica particolare. E quindi è lì che dobbiamo lavorare, è lì che stiamo cercando di lavorare, con l'assessore stiamo con gli assessori, anche mobilità, lavori pubblici, oltre urbanistica, ci stiamo sforzando anche nelle commissioni ovviamente, di guardare a una rigenerazione urbana di Piccianello con una prospettiva più ampia possibile. E questa rigenerazione della mensa di Don Giovanni Mele, diciamo questo luogo che per troppi anni è rimasto abbandonato, rientra in uno sforzo che stiamo facendo di ripensare, rigenerare quel quartiere a misura d'uomo, a misura dei residenti, restituendo molte aree, diciamo, almeno lo sforzo, il tentativo è quello, proprio ai cittadini residenti, tra questi ovviamente anche chi è in difficoltà. Ringrazio anche la Presidente, la Maria Rosaria Di Muro, che pochi mesi fa abbiamo premiato anche per l'iniziativa Una Bella Storia, e quindi oltre a tutti i volontari che ci hanno lavorato. Sarebbe bello, l'abbiamo detto anche negli incontri informali che abbiamo avuto, se questa iniziativa vedesse luce quando la sorella di Don Giovanni Mele è ancora in vita, quindi speriamo di poter accelerare. In merito a quello che diceva il consigliere Schiuma, sì, il Comune deve fare la propria parte, forse più che nell'offerta di pasti, perché io ho interloquito con entrambe le mense, noi abbiamo un fondo di contrasto alla povertà, sicuramente importante, però c'è anche un banco alimentare che funziona bene, per non dire benissimo,
C'è bisogno proprio di risorse anche per la costruzione della cucina, per esempio, per mettere su un sito, un laboratorio di socialità che possa funzionare al meglio. Quindi alla fine sono forse più le risorse economiche, diciamo, la parte più importante. Però sicuramente la strada giusta è questa, quindi esprimo, ripeto, nuovamente soddisfazione per questo progetto che arriva a meta. Grazie. Perfetto, grazie Sindaco. Allora possiamo procedere alla votazione. Volevo soltanto comunicare, diciamo, che il consigliere Casino è assente per motivi, diciamo, improrogabili, quindi mi ha comunicato che ha dovuto abbandonare i lavori per motivi improrogabili. Prego, segretaria. Bernardi. Favorevole. Caterino. Favorevole. Paletti. Favorevole. Taggi. Favorevole. Lecce. Favorevole da remoto. Paterdomini. Favorevole. Salvatore. Favorevole. Costi. Favorevole da remoto. Mazzarona. Favorevole. Lato. Favorevole. Lo Signore. Favorevole. Livia Parisi. Favorevole da remoto. Fiore. Favorevole da remoto. Fano Tiziano. Favorevole. Fano. Favorevole. Carlucci. Favorevole. E Paolo Gianfranco. Favorevole da remoto. Tosca. Favorevole da remoto. Montemurro. Favorevole. Tigliani. Favorevole da remoto. Marciolla. Favorevole da remoto. Massone. Assente. La Polla. Assente. Violetto. Favorevole. Casino. Assente. Lisurici. Assente. Toto. Favorevole da remoto. Favorevole. Morelli. Favorevole da remoto. Gloria. Favorevole. Schiuma. Favorevole. Tussi. Favorevole. 27. Perniola. Favorevole. Alba. Favorevole da remoto. Allora, 29 all'unanimità. Perfetto, per l'immediata esecutività mi autorizzate come prima. Buonasera a tutti. Aspetta, consigliere Toto, un attimo. Per l'immediata esecutività mi autorizzate a votare, a procedere come consigliere. Prima. Perfetto. Allora, grazie a tutti, sono le 19.45, terminiamo i lavori. Ci vediamo domani mattina alle ore 10, ricordo a tutti i consiglieri. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Non si sta più.